Il titolo del mio incontro è Storia e memoria della Jugoslavia nella Seconda Guerra Mondiale, e quindi io proprio dividerò il mio intervento proprio storia e memoria. Quindi facciamo, diciamo, una prima parte introduttiva in cui cerchiamo di ricostruire quella che è stata, diciamo, a grandi linee, in maniera un po' rapida, però cercando di essere il più chiaro possibile, quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale in Jugoslavia, che già di per sé è una storia piuttosto complessa, e nella seconda parte invece cerchiamo di capire la memoria che ha lasciato questa guerra e quindi l'importanza anche che ha ancora oggi, diciamo, la memoria di questi eventi nei paesi post-jugoslavi attuali. Dunque, cominciamo dalla Seconda Guerra Mondiale. Dunque, la Seconda Guerra Mondiale in Jugoslavia, come probabilmente sapete, comincia nel 1941, ovvero dopo che l'Italia ha cominciato la sua guerra parallela invadendo la Grecia, venendo sconfitta e combattendo sui monti dell'Albania, la Germania decide di andare in aiuto all'Italia fascista, quindi, diciamo, invadendo la Grecia da nord, ha però bisogno di far passare le truppe attraverso i paesi balcanici per arrivare alla Grecia. Di fatto viene stabilito di legare tutti i paesi dell'area balcanica alla Germania e all'Italia attraverso uno strumento che già esiste, che è il patto tripartito. Si chiama tripartito perché unisce in quel momento Germania, Italia e Giappone, che è una sorta di alleanza che dovrebbe essere allargata appunto ai paesi dell'area balcanica, che legandosi alla Germania dovrebbero consentire appunto il passaggio delle truppe sui loro territori. Uno dopo l'altro i paesi dell'area balcanica siglano questo patto tripartito con la Germania, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria per ultima, e rimane soltanto la Jugoslavia. La Jugoslavia è un paese che nel 41 ha poco più di 20 anni, si è formata nel 18 alla fine della Prima Guerra Mondiale, è un paese che ha grandi contraddizioni interne, è un paese monarchico, la monarchia è una monarchia serba ed è la stessa monarchia che ha guidato la Serbia nella Prima Guerra Mondiale contro l'Impero Austro-Ungarico, che quindi è uscita vincitrice, diciamo, dalla Prima Guerra Mondiale e ha costituito questo Stato jugoslavo, che è uno Stato pieno di contraddizioni interne, composto di regioni che hanno storie e culture molto differenti tra di loro, e la, diciamo, più forte contraddizione interna è quella che contrappone la realtà, diciamo, dei territori serbi, che appunto si riconoscono nella monarchia serba e diciamo nell'idea di aver vinto la guerra e quindi di dover imporre il loro dominio su tutto il paese, inteso quasi come una grande Serbia, e una serie di minoranze nazionali che sono, dunque, i serbi comunque non rappresentano una maggioranza, rappresentano una minoranza maggioritaria, diciamo, all'interno dello Stato. Ci sono una serie di minoranze nazionali che compongono il resto dello Stato, che invece, diciamo, vorrebbero avere più autonomia all'interno della Jugoslavia, se non addirittura in certi periodi storici di questo primo ventennio aspirano anche a un'indipendenza dalla Jugoslavia, quindi a separarsi dallo Stato jugoslavo. In particolare la maggiore minoranza interna della Jugoslavia è quella dei croati, insomma, che rappresentano una minoranza abbastanza minore. E sono i più attivi in questi anni nel tentativo appunto di avere una maggiore autonomia all'interno della Jugoslavia. In realtà, sebbene questo Stato abbia appunto molte difficoltà e per un certo periodo diventa una sorta di monarchia autoritaria, di Stato autoritario, ha anche delle fasi di filofascismo, però tutto sommato rimane un paese comunque autonomo dai paesi fascisti che lo circondano, fino appunto a quel momento, nel marzo del 1941, in cui la Germania chiede anche alla Jugoslavia di
accettare l'adesione al patto tripartito per consentire il passaggio delle truppe attraverso la Jugoslavia. Dopo molti tentennamenti, il reggente che è in quel momento al potere decide di firmare questo accordo, però di fatto due giorni dopo segue un colpo di Stato interno che porta al potere il re, che all'epoca ancora minorenne, a 16 anni, quindi viene nominato re, proprio in contrapposizione alla Germania nazista. Un colpo di Stato di fatto si chiama Pietro II, il re che viene nominato in quel momento. Poi è quello che è andato in esilio, sì. Contro la Germania. Contro la Germania. È un colpo di Stato in cui... Grazie, io me lo ricordo con un pizzettino, no? Beh, all'epoca era glabro perché aveva 16 anni. 16 anni era troppo giovane. Poi può essere cambiato. Adesso credo che sia morto da tempo. C'è in questo momento circolo il figlio di Pietro II, che si chiama Alessandro, mi sembra come il padre di Pietro II, che è tornato in Serbia, insomma, ha auspicato. Questo allora c'è il figlio. Poi questo qui è uno che ha un forte accento inglese, parla molto male sempre, perché hanno sempre vissuto in Inghilterra. Il cara Giorgetti. Sì, esatto, il cara. Buonasera. I cari Giorgetti sono vagamente imparentati con i Savoia perché sono imparentati con la monarchia montenegrina e quindi la regina è il legame dinastico con i Savoia, che però non è molto labile, diciamo. Comunque, insomma, fatto sta che questo colpo di Stato di fatto è pilotato da, in parte, diciamo, ufficiali dell'esercito serbo che sono contrari alla Germania e sono favorevoli all'Inghilterra, e in parte pilotato dagli stessi servizi segreti inglesi che vogliono cercare di avere una pedina in più, diciamo, nell'area balcanica contro Germania e l'Italia. Il risultato finale è che ovviamente la Germania decide immediatamente di punire la Jugoslavia, invaderla e conquistarla, cosa che avviene il 6 aprile del 41. Il 6 aprile del 41, senza nessuna dichiarazione di guerra, i tedeschi invadono la Jugoslavia, come prima mossa bombardano Belgrado facendo decine di migliaia di morti. Dopodiché invadono il territorio jugoslavo con una potenza di truppe molto superiore a quella jugoslava, per cui nel giro di 15 giorni praticamente la Jugoslavia viene conquistata dalla Germania. In questi 15 giorni si muove anche in parte l'esercito italiano, che, come spesso capita, praticamente attacca quando la guerra è già finita, conquista pochissimi territori, però insomma comunque partecipa di fatto a questa invasione. Il risultato finale, che è quello che interessa a noi, è la separazione della Jugoslavia in una serie di entità amministrative separate. L'idea di fondo che anima la Germania e l'Italia, soprattutto la Germania, che in quel momento ha, diciamo, il pallino della decisione di che cosa fare della Jugoslavia, è il fatto che la Jugoslavia sia un paese fittizio, nato a Versailles, senza nessuna ragione se non una ragione politica internazionale, che però non rispetta, diciamo, le differenze nazionali interne al paese, e quindi il paese va separato all'interno invece di divisioni nazionali. Oltre a questo ci sono interessi territoriali da parte di tutti i paesi che circondano la Jugoslavia, per cui di fatto alcuni di questi territori vengono territori di confine, in particolare vengono annessi ai paesi confinanti, cosa che succede ad esempio a quella zona che qui è segnata come Bačka, dove c'è la città di Sombor vicino all'Ungheria, che viene annessa all'Ungheria, quella è la Vojvodina. Invece la Slovenia viene di fatto divisa in due parti: la parte settentrionale viene annessa alla Germania, che all'epoca ovviamente comprendeva anche l'Austria, quindi era già confinante quel territorio,
e una piccola parte viene annessa anche all'Ungheria e un'altra parte viene annessa invece all'Italia, la cosiddetta provincia di Lubiana. Poi ci sono alcuni territori della Dalmazia che vengono annessi all'Italia, lungo la costa, e poi c'è il Kosovo che viene annesso all'Albania, che è già sotto protettorato italiano dal 1939, e poi c'è la Macedonia, che invece è la parte più meridionale, che viene annessa alla Bulgaria. Questo diciamo per rispettare gli interessi territoriali dei paesi confinanti con la Jugoslavia. Quello che rimane della Jugoslavia viene di fatto diviso in tre parti, di cui la parte più grande è questo Stato indipendente croato, che comprende anche tutta la Bosnia Erzegovina, e che è uno Stato comandato da Ante Pavelić e da Ljustasa, cioè da un partito filofascista. Pavelić ha vissuto in Italia per 20 anni, c'è un legame molto forte con l'Italia fascista, però in realtà Ljustasa guardano molto anche la Germania nazista come modello, diciamo, politico e soprattutto militare, direi. Le altre due zone invece sono la Serbia, che viene rimpicciolita, diciamo, rispetto a quanto fosse in precedenza, e il cui territorio viene di fatto controllato militarmente dalla Germania. Poi in crisi si creerà uno stato fantoccia, ma diciamo con minima autonomia rispetto alle truppe di occupazione tedesche, e il Montenegro, che invece è questa piccola regione verso l'Albania, che viene anche in questo caso, diciamo, dovrebbe costituirsi uno stato collaborazionista. In realtà la cosa non ha successo, nel senso che immediatamente dopo la dichiarazione dell'indipendenza montenegrina avviene una rivolta popolare contro gli italiani, che controllano militarmente il territorio, e quindi di fatto l'indipendenza viene, diciamo, soppressa, o comunque non ha nessun seguito questa dichiarazione, e di fatto negli anni successivi ci sarà un'occupazione militare italiana. Ora, senza entrare troppo nei dettagli, diciamo, quello che ci interessa è che negli anni successivi, cioè dal 41 fino al 45 sostanzialmente, la Jugoslavia viene divisa, spartita in diversi territori. Quindi ci sono diverse realtà amministrative, ci sono diverse zone che vengono annesse ad altri paesi. Le zone che rimangono, diciamo, tra virgolette, indipendenti sono comunque nettamente separate l'una dall'altra. Quindi non c'è nessun tipo di unità amministrativa in questo territorio, e ogni territorio viene amministrato in maniera diversa. Quindi sono praticamente 5 anni di amministrazione completamente diversa a seconda delle regioni del paese. In seguito a questi eventi, a partire dall'estate del 41, quindi poche settimane dopo l'invasione e la resa jugoslava e la spartizione, cominciano ad avvenire diciamo rivolte, comincia a diffondersi un movimento di resistenza agli occupanti oppure ai collaborazionisti, diciamo, a seconda delle regioni. Anche queste rivolte, questi movimenti di resistenza, inizialmente sono molto differenti a seconda delle regioni, proprio perché ci sono queste differenti realtà amministrative. Gli stessi movimenti di resistenza hanno connotazioni molto molto diverse l'una dall'altra. Ci sono realtà in cui c'è un movimento, diciamo, di stampo nazionalista, cioè come avviene ad esempio in territori in cui la nazionalità viene del tutto negata, perché il territorio è stato annesso a un altro territorio a cui, diciamo, nazionalmente non appartiene. Mi riferisco ad esempio al caso della Slovenia, in cui il territorio viene separato, annesso da Germania e Italia, e quindi la nazionalità slovena di fatto scompare da un punto di vista politico, e ovviamente l'aspetto di ribadire l'appartenenza nazionale separata, diversa da quella italiana e quella tedesca, è un elemento molto importante. Ci sono realtà dove questa, diciamo, dichiarazione di appartenenza nazionale ha dei risvolti
ancora più drammatici, cioè a dei risvolti che hanno a che vedere con la vita e la morte sostanzialmente. E mi riferisco in particolare allo Stato indipendente, faccio solo degli esempi perché se vado avanti posso andare avanti tutto il giorno, però faccio solo degli esempi per capire le differenti realtà. Nello Stato indipendente croato Ustascia di fatto cominciano una politica di repressione contro le popolazioni serbe che sono presenti in gran numero nel territorio, in particolare nella zona della Bosnia e Erzegovina, ma non solo. E queste violenze contro le popolazioni civili nel giro di poche settimane diventano di fatto una sorta di pulizia etnica, con stragi contro le popolazioni civili, creazione di campi di concentramento e di fatto uccisione di centinaia e migliaia di persone nel giro di poche settimane. Questo all'interno dello Stato indipendente croato, a partire dal maggio-giugno del 41, quindi poche settimane dopo l'inizio della guerra, diciamo. Ecco, questo fa sì che di fatto le popolazioni serbe in quel territorio vivono tra la vita e la morte, cioè la scelta è se lasciarsi catturare, uccidere dagli Ustascia oppure cercare la fuga, armarsi e difendersi. Quindi in questo caso diciamo le prime rivolte contro gli Ustascia, contro lo Stato collaborazionista, sono rivolte che hanno proprio una necessità immediata di sopravvivenza da parte delle popolazioni serbe che sono perseguitate in questo modo così violento. Ci sono ancora altre realtà in cui invece è prevalentemente il Partito Comunista che si organizza, soprattutto in questo caso nelle città, nelle realtà urbane o nelle realtà industriali, che sono comunque molto poche nella Jugoslavia dell'epoca, dove ovviamente il Partito Comunista ha una maggiore presenza, una maggiore diffusione, e in queste realtà il Partito Comunista che guida i primi movimenti di resistenza contro gli occupanti diciamo prevalentemente all'inizio in solidarietà con l'Unione Sovietica. Infatti la resistenza a guida comunista comincia ad esistere dal giugno del 41, cioè dopo l'inizio dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte dei tedeschi il 22 giugno. Quindi da questo momento in poi esiste anche questa realtà, ad esempio per le zone che riguardano più l'Italia, questo avviene nelle grandi città lungo la costa dalmata, a Spalato, Sebenico, Cattaro, ci sono cellule comuniste che si organizzano per creare movimenti di resistenza agli occupanti. Ecco, questi diversi movimenti di resistenza che sorgono nel 1941 in realtà si vanno semplificando nel corso dell'anno successivo, nel 1942, e di fatto possiamo dire che dalla metà del 1942 fino alla fine della guerra la realtà si semplifica sempre più, e cerco di spiegarlo in due parole. Cioè, di fatto a un certo punto si crea un'unificazione di un unico movimento di resistenza che unifica le diverse realtà presenti sul territorio, che è un movimento di resistenza di guida comunista, quindi guidato dal Partito Comunista, che ha grande vantaggio rispetto alle altre realtà politiche presenti sul territorio jugoslavo di avere una diffusione su tutto il territorio nazionale, perché il Partito Comunista non ha un'identità nazionale specifica, non è croato, serbo, macedone, ma è jugoslavo e quindi riguarda tutto il territorio. E pur essendo un partito minoritario, addirittura il Partito Comunista più piccolo d'Europa all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quindi è veramente un partito minoritario, si parla proprio di decine di persone sparse qua e là, centinaia, in tutta la Jugoslavia sono poche migliaia in realtà, però è diffuso capillarmente su tutto il territorio e ha una grande abitudine alla clandestinità, per cui anche in questo periodo riesce a mantenersi attivo e a continuare a operare. Considerate che il Partito Comunista in Jugoslavia è sempre stato clandestino, non ha mai avuto praticamente un giorno di libertà, e quindi ha veramente 20 anni di abitudine alla clandestinità.
e quindi riesce ad organizzare meglio di altri una resistenza su tutto il territorio nazionale. E quindi a un certo punto riesce ad unificare questi diversi movimenti di resistenza che sono nati in tutte le zone del paese e a creare un movimento di resistenza unico. Questo movimento di resistenza si oppone ovviamente agli invasori, cioè ai paesi che hanno invaso e smembrato la Jugoslavia, quindi non solo l'Italia e la Germania, ma anche ad esempio la Bulgaria, l'Ungheria, a seconda dei territori, ma anche contro le diverse forze collaborazioniste. Abbiamo parlato degli Ustascia nel caso dello Stato indipendente croato, ma in realtà si creano proprio in questi anni diverse forze, tantissime in realtà, moltissime forze collaborazioniste che si chiamano collaborazioniste perché collaborano con gli invasori, diciamo, contro appunto i partigiani, contro la resistenza, ma diciamo hanno sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi, forse per dire in tutti i casi, una identificazione nazionale, cioè sono forze che a differenza del Partito Comunista si identificano con una sola nazionalità, con una singola nazionalità. In taluni casi in realtà si identificano con un singolo territorio, con una singola realtà locale. Ci sono realtà anche abbastanza diffuse di piccole bande, piccole milizie locali, diciamo, che difendono un paese, un territorio, una regione e che combattono contro i partigiani alleandosi con le forze occupanti. Però nella maggior parte dei casi in realtà si tratta di forze, diciamo, politico-militari, tra virgolette, che si riconoscono in una singola nazionalità, quindi sono comunque contrarie a una Jugoslavia, così come era prima una Jugoslavia unificata, e sono invece favorevoli a delle realtà nazionali separate. Questo fa sì che di fatto la guerra che si combatte in Jugoslavia nella Seconda Guerra Mondiale è contemporaneamente una guerra di resistenza contro gli invasori, quindi come diciamo sul modello italiano potremmo dire, no? I partigiani che combattono contro gli invasori tedeschi, ma al tempo stesso una guerra civile, e questo direi in un senso ampiamente più ampio rispetto a quello italiano, nel senso che qui c'è proprio una realtà di contrapposizione tra questo esercito partigiano che combatte in nome di una Jugoslavia unita e combatte in nome di comunque un ideale di tipo socialista e comunista, contro invece queste diverse realtà collaborazioniste che combattono in nome di una Jugoslavia divisa, cioè di diverse identità nazionali e locali, e in nome di un forte anticomunismo. Queste sono le principali, diciamo, separazioni presenti nel paese. Nell'ambito delle realtà collaborazioniste io ci metto anche i cecnici, di cui forse avete sentito parlare, che sono una forza politico-militare che si riconosce nella nazionalità serba, che è diffusa non in tutto il territorio nazionale, però in maniera molto più ampia rispetto alle altre realtà collaborazioniste, perché è diffusa non solo in Serbia, ma anche in Montenegro, anche nella Bosnia-Herzegovina, in tutti i territori dove ci sono popolazioni serbe, in realtà, quindi un ampio territorio all'interno della Jugoslavia. E a differenza delle altre realtà collaborazioniste, i cecnici si formano come partigiani, cioè iniziano nel 1941, si creano come forza partigiana che combatte in Serbia contro i tedeschi e all'interno dello Stato indipendente croato contro gli Ustascia, proprio per salvare quelle popolazioni serbe perseguitate dagli Ustascia. Per cui sono una realtà un po' dei collaborazionisti un po' ambigui, perché inizialmente in realtà sono di fatto una forza resistente, che però nel corso del 1942 in particolare, quindi dell'anno successivo all'inizio della guerra, invece cominciano a sempre più spesso a stringere accordi con gli occupanti, in particolare in Serbia con i tedeschi, ma in Montenegro, nello Stato indipendente croato, soprattutto con gli italiani, per creare, diciamo, territori controllati autonomamente da loro e soprattutto per mantenersi militarmente efficienti
nel momento di uno sbarco alleato, cioè la loro idea è che a un certo punto sbarcheranno gli angloamericani sulle coste della Jugoslavia, la Jugoslavia tornerà ad essere uno stato come quello precedente alla guerra, guidato dalla monarchia serba, e quindi loro si presenteranno come partigiani, come resistenti, come quelli che hanno liberato il paese dagli invasori. Però nei fatti in realtà collaborano con gli invasori contro i partigiani comunisti, quindi è una realtà un po' ambigua, ma che, diciamo, semplificando molto, si può tranquillamente inserire nell'ambito del collaborazionismo. Ora, in questa complessissima... Sì, da una parte sono collaborazionisti perché collaborano con le forze, diciamo, come gli italiani che sono invasori. Nello stesso tempo però lo fanno per premunirsi nel momento in cui arrivano gli aliati. È uno dei motivi per cui ho titolato il mio libro Alleati del nemico, a parte che ovviamente questa definizione si attaglia perfettamente al movimento CETA, ma in realtà i CETA ci sono anche i principali alleati locali degli italiani, e quindi gli italiani di fatto si alleano con i CETA, che sono a loro volta alleati con gli inglesi. Quindi sono alleati, si alleano con il nemico di fatto. E la cosa è talmente esplicita che in realtà i cetnici hanno degli ufficiali di collegamento inglesi presenti sul territorio dell'Islam che collaborano con loro. Ma questo anche dopo la guerra, fino al 45, i cetnici hanno degli ufficiali di collegamento inglesi presenti, nel momento in cui in realtà gli inglesi stanno già appoggiando i partigiani comunisti, stanno già appoggiando tutto, quindi è una realtà veramente molto molto confusa, molto ambigua. Non erano sì, i cetnici, sì. Sono anarchici. No, allora l'idea era quella proprio di aspettare la fine della guerra per poter ricreare uno stato di jugoslavo guidato dalla Serbia, diciamo, guidato dalla Serbia. In tutto il periodo, cioè fino all'inizio. Ma appunto dicevo, dal 42 in poi, cioè la cosa si chiarisce nel corso del 42. Cioè nei primi mesi, diciamo nelle prime settimane della resistenza, sostanzialmente sono i cetnici i primi che scendono in campo, prima ancora dei partigiani comunisti, anche perché fino al 22 giugno i comunisti, come dicevo, non si muovono. Quindi sostanzialmente i primi, sia per autodifesa, come succede nello stato indipendente croato, sia per scelta, diciamo, di tipo militare, come succede in Serbia con Draža Mihailović, che è il leader del movimento cetnico, che è un ufficiale dell'esercito jugoslavo che, diciamo, sceglie di non arrendersi e va in montagna con un gruppo di ufficiali e decide di cominciare la resistenza contro gli invasori. In realtà inizialmente è un movimento che suo specifico di Mihailović, che non ha nessuna importanza militare, si tratta veramente di una cinquantina di ufficiali che stanno in montagna e non fanno praticamente nulla per un bel po' di tempo, però non c'è dubbio che hanno la primogenitura della resistenza jugoslava, su questo non ci sono dubbi. Il problema è che però nel corso del tempo, soprattutto quando il Partito Comunista prende il sopravvento e comincia a guidare la resistenza jugoslava, proprio come scelta anticomunista, i cetnici decidono di allearsi di fatto con gli avversari dei partigiani, e quindi con i tedeschi in Serbia e con gli italiani in Montenegro. E questo succede appunto nel corso del 42. No, l'avevo perso. No, dicevo che come spesso succede in queste circostanze, soprattutto nelle realtà così confuse come questa, le scelte che poi la gente concretamente fa sul territorio sono le più diverse e le motivazioni che le animano sono le più strane. Non c'è mai, cioè non vorrei dare l'idea che allora a un certo punto tutti diventano comunisti da una parte e tutti diventano nazionalisti dall'altra. Semplicemente le,
le scelte che si fanno sono dovute a una serie di fattori che sono sempre difficilmente ricostruibili poi nei singoli casi. Io ho fatto moltissima ricerca, ho fatto moltissime interviste a ex partigiani o ex tecnici, e la cosa che colpisce spesso in queste storie è che appunto si fanno scelte spesso casuali o motivate da adesioni familiari o regionali o diciamo sentimentali, più o meno tra virgolette, scelte appunto tipo localistico, non so, il tuo paese si schiera con i partigiani, quindi anche tu vai con i partigiani in maniera automatica, scelte di questo tipo, ecco. Non è complicato, se vogliamo. Spesso obbligate, esatto, ci sono situazioni in cui non puoi scegliere, di fatto, cioè o muori o fa stare da quella parte, insomma. Molti muoiono effettivamente, però chi può scegliere, scegliere se può vivere e fare quelle scelte lì. Però ecco, questo non vuol dire che le scelte, le motivazioni, diciamo così, ideologiche non abbiano un'importanza, cioè le motivazioni ideologiche hanno un'importanza nel momento in cui danno una ragione per combattere, diciamo, nel momento in cui si strutturano, come ho detto, nel corso degli anni, dei campi separati molto netti, che non sono mai così netti in realtà, perché poi in realtà tra partigiani e forze collaborazioniste ci sono spesso dei passaggi, così come ci sono disertori italiani che passano per i partigiani, piuttosto che, come in tutti i casi, come ci sono in Italia, disertori tedeschi che passano a combattere per i partigiani, insomma, ci sono realtà di questo tipo che sono però molto marginali. Ma invece, diciamo, tra forze della resistenza e forze collaborazioniste, quindi tutte forze jugoslave, ci sono spesso questi passaggi di campo, ci sono realtà, zone grigie, realtà che collaborano un po' con questi, un po' con quegli altri, ci sono varie realtà. Però ecco, le scelte ideologiche invece hanno un'importanza per, come dire, dare una forte motivazione, più o meno forte motivazione per combattere un esercito che già esiste, una forza politico-militare che già esiste. Questo lo dico per spiegare lo straordinario, per me che ogni volta ci penso mi pare straordinario, lo straordinario successo dell'esercito partigiano guidato dai comunisti in Jugoslavia in questi anni. Cioè, come dicevo, il Partito Comunista era, il Jugoslavo era il più piccolo partito comunista d'Europa all'inizio della guerra. Alla fine della guerra guida il movimento partigiano più forte, di gran lunga più forte d'Europa, e di fatto riesce a liberare il paese, a parte il caso di Belgrado, che viene di fatto liberato dall'Armata Rossa con un piccolo aiuto dei partigiani, ma una volta passata l'Armata Rossa a Belgrado, l'intera Jugoslavia viene liberata dai partigiani jugoslavi. Ora, come succede questo? È abbastanza incredibile. Io credo che ci siano appunto una serie di motivazioni che vanno sommate l'una all'altra in qualche modo, intrecciate, che sono, cercherò di spiegarne alcune. Sicuramente una è la scelta di campo, diciamo. I partigiani, i comunisti sono gli unici che fanno una scelta di campo non ambigua, molto chiara, fin dall'inizio, e non cambiano idea. Cioè loro si schierano esplicitamente contro i tedeschi, contro i fascisti, cioè contro l'Asse, dalla parte degli alleati, dall'inizio fino alla fine. E ovviamente la storia gli dà ragione, nel senso che vincono gli alleati, quindi chiaramente più passa il tempo più loro sono favoriti da questa scelta. Cosa che ad esempio i cetnici, che sono l'altro movimento iniziale di resistenza, non fanno. I cetnici fanno una scelta molto più ambigua, e questa scelta è ambigua, diciamo l'ambiguità di questa scelta in parte li favorisce perché gli dà degli aiuti immediati da parte degli occupanti, no? Gli italiani, i tedeschi gli danno soldi, armi, vestiario, munizioni, sono favoriti nell'immediato, però ovviamente rispetto agli alleati che poi vinceranno la guerra, questa scelta così ambigua diventa sempre più critica, fino al punto in cui gli alleati gli toglieranno l'alleanza, diciamo, scusate il gioco di parole, e cominceranno ad aiutare esclusivamente i partigiani comunisti di Tito, sebbene siano comunisti, però sono sempre preferibili perché fanno davvero una guerra tedesca a fare dei cetnici. Quindi questa è intanto la scelta di campo molto chiara e coerente. E poi ci sono una serie di motivazioni, diciamo, più interne alla realtà jugoslava.
il Partito Comunista è l'unico che fa una scelta jugoslavista, cioè una scelta di affermare l'Unione Jugoslava, di affermare l'unione delle popolazioni jugoslave, al di là e al di sopra dei singoli nazionalismi e dei singoli e delle singole violenze nazionaliste che in quel momento avvengono. Ho parlato delle stragi degli Ustasha contro i serbi, ma nello stesso momento, negli stessi anni, avvengono stragi a persecuzioni e anche stragi a livello per mutilazioni nazionali praticamente in tutti i territori della Jugoslavia, proprio anche a causa di tutte queste separazioni, di queste divisioni che sono state create. Per cui, tanto per fare un esempio, gli albanesi che prendono il controllo del Kosovo commettono violenza contro le popolazioni serbe che abitano in Kosovo, i cetnici, laddove prendono il controllo dei territori, ad esempio all'interno dello Stato indipendente croato, commettono violenze contro le popolazioni croate o anche contro le popolazioni musulmane, che vengono considerate dal nazionalismo serbo come un retaggio dell'occupazione ottomana e quindi il nemico nazionale numero uno. La Serbia si è costituita come Stato nel corso dell'Ottocento combattendo contro l'Impero Ottomano, quindi il nemico nazionale principale dei serbi è l'Impero Ottomano e sono le popolazioni musulmane rimaste sul territorio considerate appunto retaggio dell'occupazione ottomana. Ecco, quindi tutte queste violenze sono naturalmente il risultato di una scelta nazionale che si dimostra proprio in quegli anni come una scelta potenzialmente genocidiaria, cioè una scelta per cui questi stati o questi ipotetici stati si possono formare soltanto attraverso la strage, attraverso lo sterminio di intere popolazioni o comunque l'espulsione di intere popolazioni, cosa che succede nello Stato indipendente croato, dove vengono appunto trucidate almeno 300.000 serbi, dove vengono espulsi con la forza almeno 300.000 serbi, dove vengono convertiti forzatamente al cattolicesimo almeno 300.000 serbi. Questa è una cifra che, prendetela così, a me non piace entrare nei dettagli delle cifre, è superfluo. Comunque stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, quindi di cifre straordinariamente alte ed elevate. Un altro aspetto, diciamo, che ha più caratteristiche di tipo, diciamo, sociale che nazionale, è il fatto che il movimento di resistenza jugoslava, guida comunista, ha delle aspirazioni di importanza, delle aspirazioni di rivolgimento sociale, magari non così esplicite, cioè pur essendo guidato dal Partito Comunista non esplicita, almeno all'inizio, una strategia di applicazione di un comunismo radicale sul territorio jugoslavo. Questo succederà in realtà dopo la guerra, però è, sicuramente c'è invece molto percepita e molto esplicitata l'idea di effettuare un rivolgimento sociale, diciamo economico, sociale, politico all'interno del territorio jugoslavo. Cosa che ovviamente tutti gli altri, le altre forze presenti sul territorio, mi riferisco soprattutto alle forze collaborazioniste e anche gli stessi cetnici, non fanno. Ovviamente tutte queste altre forze non hanno progetti politici volti a cambiare la realtà sociale, sono forze che si appoggiano prevalentemente ai poteri forti già esistenti. Mi riferisco ad esempio proprio a livello di villaggio. Il Pope, il proprietario terriero locale, piuttosto che magari nelle città il piccolo industriale, cioè queste sono le forze che, sociali che appoggiano i collaborazionisti, e non hanno intenzione di cambiare politicamente la realtà. In realtà non hanno in realtà progetti politici futuri se non vedere che cosa succede, cioè quando finisce la guerra i nostri partner internazionali decideranno per noi. Di fatto i cetnici pensano: se vincono la guerra gli alleati, noi, visto che in teoria stiamo dalla parte degli alleati,
ritornerà il re serbo e rifarà la Jugoslavia come prima, anzi sarà ancora più filoserba di prima perché abbiamo vinto la guerra noi. Quindi non è che hanno un progetto politico, il loro progetto è semplicemente aspettare che torni il re e rifacciamo la Jugoslavia come prima. Lo stesso vale per la gran parte delle forze collaborazioniste, gli stessi Ustascia, che pur creano uno Stato indipendente, quindi portano avanti una loro politica, se vogliamo, in realtà lo Stato indipendente croato è, come potete ben immaginare, uno Stato fantoccio nelle mani dei paesi fascisti e nazisti, ed è uno Stato la cui politica è fortemente legata alla Germania nazista, in particolare, soprattutto naturalmente dopo l'8 settembre del 43. Per cui di nuovo è uno Stato che aspetta che la Germania vinca la guerra. Quando vincerà la guerra, poi vediamo, insomma, però non hanno un progetto politico futuro. Ecco, questo invece nel caso della resistenza a guida comunista è molto forte, molto presente, ed è direi non solo esplicitato a parole, diciamo, percepito, ma anche applicato concretamente nel corso della guerra partigiana. Ad esempio vengono indette elezioni locali in ogni luogo occupato dalla resistenza e viene di fatto creato un sistema di amministrazione di tipo democratico nei territori liberati dalla resistenza. Questo sistema delle assemblee locali, che spesso gli avversari politici definiscono soviet e che in qualche modo richiamano i soviet perché sono consigli, diciamo, ritrovi della popolazione di un dato paese che elegge dei loro rappresentanti, che così, diciamo, apparentemente, adesso ve l'ho detta bene, sembra una cosa meravigliosamente democratica. Nella realtà, molto spesso, come succede in questi casi, è magari il partito comunista locale che cerca di far mettere nei posti chiave i suoi uomini, quindi questo è quello che succede prevalentemente. Però ciò nonostante rimane un sistema comunque radicalmente diverso da quello precedente e radicalmente innovativo, e soprattutto che mette da parte i poteri forti presenti in precedenza. Cioè, questo sistema di elezione diretta da parte delle popolazioni e dei propri rappresentanti ovviamente mette da parte chi? Il pop e il proprietario terriero, quei personaggi che vi ho detto prima, che invece perdono il loro potere tradizionale e vengono solitamente proprio espulsi, se non addirittura eliminati con la forza dagli stessi partigiani. Tra l'altro questo tipo di attività, così come ad esempio anche all'interno dello stesso esercito partigiano, il fatto che ci sia è un esercito, diciamo, formato sul modello sovietico, per cui è un esercito di popolo in cui diciamo la presenza, cioè la differenza tra ufficiali e soldati è molto meno netta di qualunque altro esercito dell'epoca, in cui la rappresentanza addirittura degli ufficiali viene spesso eletta dagli stessi soldati, quindi c'è un rapporto molto paritario anche all'interno dell'esercito, e in cui tra l'altro la presenza femminile anche di combattenti è molto molto elevata, si parla di circa un 20% di combattenti donne, intendo, all'interno dell'esercito partigiano. Fa sì che ci siano due aspetti che secondo me sono essenziali per capire la forza dirompente a livello sociale della resistenza di jugoslava, che sono diciamo la grande forza di attrazione della popolazione giovanile, che si riconosce in questo ideale di rinnovamento, di cambiamento, e che ne trae immediato vantaggio, perché ad esempio ci sono generali dell'esercito partigiano jugoslavo che hanno 30 anni, 29 anni, generali, ci sono i principali dirigenti del Partito Comunista, a parte Tito, hanno tutti sui 30 anni, 35, insomma si parla appunto di giovani che fanno una carriera straordinaria in brevissimo tempo e che riescono ad arrivare alle leve del potere con una grande facilità. E in ogni caso per la prima volta hanno comunque una rappresentanza, hanno un qualche modo di avere una qualche possibilità di raggiungere il potere politico, economico, militare in breve tempo. E l'altro aspetto sono invece la popolazione femminile, le donne che per la prima volta hanno la possibilità di votare in queste assemblee popolari, che non sono più assemblee dei capifamiglia maschi
come le assemblee tradizionali che si facevano nei secoli addietro in tutta l'area rurale jugoslava, ma sono assemblee veramente con presenza anche, appunto, anche delle donne, ma anzi direi di più soprattutto delle donne, perché soprattutto quando parliamo delle assemblee locali, dei villaggi, dei paesi, gli uomini non ci sono, gli uomini sono morti, sono in guerra, sono in giro, sono scappati, non si sa dove, non ci sono, sono prevalentemente donne, e gli stessi eletti spesso sono prevalentemente donne. Ci sono realtà locali in cui la maggioranza degli eletti sono donne, e sicuramente la maggioranza degli elettori sono donne, e ci sono donne che appunto non solo combattono, ci sono donne ufficiali, ci sono donne che hanno ruoli importanti all'interno del Partito Comunista, all'interno delle istituzioni della Resistenza. Questo è un elemento che è straordinariamente innovativo, sarebbe stato innovativo anche nella Resistenza italiana, ma in una realtà come quella jugoslava, che è sicuramente più arretrata socialmente, è straordinariamente innovativo. L'ultimo aspetto è quello del comunismo. Cioè il Partito Comunista fa una politica molto avveduta in questi anni, in realtà, nel senso che non sottolinea, appunto, non impone, non propone una applicazione del modello sovietico, del modello comunista immediato alla Jugoslavia, negli anni della guerra, quando mi riferisco, però si pone come esempio, come modello rispetto a questa idea di rivolgimento sociale, ma anche come modello proprio nel comportamento quotidiano. Questo è, appunto, attraverso le interviste, le documentazioni, le memorie, è proprio molto evidente. I comunisti vengono guardati con ammirazione per la loro serietà, per il loro coraggio, sono sempre i primi a buttarsi in combattimento, sono sempre e poi per la loro grande capacità organizzativa, per la loro grande capacità appunto di muoversi in situazioni di clandestinità, in situazioni di difficoltà. Stiamo parlando di, appunto, in realtà poche centinaia di persone, poche migliaia di persone che però spesso hanno vissuto, anche quelli che hanno solo 30-35 anni, hanno vissuto esperienza nella guerra di Spagna. In guerra di Spagna la presenza di jugoslava, pur essendo il Partito Comunista di Jugoslava appunto molto minoritario, in realtà è stata molto alta, sono state centinaia di comunisti di Jugoslavia che hanno combattuto la guerra di Spagna, e molti di questi diventano ufficiali dell'esercito partigiano jugoslavo. Mi viene in mente appunto Peko Dapčević, che è questo generale che ha 29 anni nel 1943 e ha esperienza nella guerra di Spagna, ed è una persona che quando tutti quelli che lo nominano nelle loro memorie, nei loro diari, ne parlano con un'ammirazione straordinaria, perché è una persona con una capacità, con un coraggio, un carisma straordinario. Ecco, questo secondo me è l'elemento che più della propaganda stessa del comunismo dà grande forza al movimento partigiano guidato dai comunisti. Scusi, sì. Posso? Sì. Sì, non... Da quello che lei ha detto sembra che questo movimento partigiano fosse un vero esercito, sì. Noi invece, forse pensando ai nostri partigiani, non sempre erano, sì, così, sì. C'era una gerarchia, ma non sempre si possono considerare un esercito, almeno per quello che io so, ecco. E, prima di tutto, poi il fatto della clandestinità contrasterebbe col discorso delle donne, perché gli uomini capisco che siano, ma le donne erano clandestine anche loro o erano rimaste nei paesi e facevano le loro assemblee nei paesi? Allora, se erano nei paesi non potevano essere, sì, clandestine. Sì, sì. No, hai fatto benissimo a farmi questa domanda, ti ringrazio. No, detto, no, 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 ho sbagliato io a non essere chiaro. Dunque, quello che succede è questo, che il movimento di resistenza di jugoslavo si struttura in maniera completamente diversa da quella italiana. Non dobbiamo pensare alla resistenza italiana, perché comunque è una realtà diversa. Nel corso del 1942 si crea un vero e proprio esercito che di fatto si diciamo prende il controllo di territori all'interno della Jugoslavia,
che non sono sempre gli stessi, nel senso che viene questo esercito occupa territori anche abbastanza vasti, però viene costantemente attaccato dalle forze dell'asse, diciamo, dalla Germania, dall'Italia, eccetera. E quindi è costretto costantemente a spostarsi all'interno del territorio, in particolare nei territori più interni della Jugoslavia, che sono quelli, diciamo, dove è più facile fare avere un movimento di resistenza, che sono territori montagnosi, boschivi, eccetera. E quindi si sposta, diciamo, soprattutto tra Serbia, Montenegro e Bosnia, avanti e indietro all'interno del territorio, diciamo, su e giù tra nord-ovest e sud-est, nel corso degli anni, però occupa per diversi mesi dei territori. Ecco, quando occupa questi territori indice queste assemblee di cui parlavo prima, quindi le assemblee avvengono in territori che sono in quel momento liberati, okay, dai partigiani. Ecco, non... E quindi in questo caso le donne sono presenti, perché certo, sono quelle, okay, che abitano lì anche quando non ci sono i partigiani, nel senso, certo, poi i partigiani magari se ne vanno, le donne rimangono, sono spesso le donne, vecchi, i bambini, insomma, rimangono in questi, certo, paesi. Più difficilmente rimangono gli uomini in età militare, perché invece se arrivano i collaborazionisti piuttosto che gli italiani, fucilano, ecco, quindi. Invece la... Ho risposto alla... Sì, domande. Un po' tutte e due, perché sì, il vero e proprio esercito, il stato dei generali... E ci sono però poi all'interno dell'esercito partigiano, cioè, anche diverse donne combattenti, come ci sono anche diverse donne, diciamo, attiviste del partito, piuttosto che delle strutture, diciamo, amministrative del movimento partigiano, che seguono questi spostamenti. Poi questo, non vorrei dare un'idea troppo monolitica della questione, in realtà no, poi ci sono anche realtà invece di cellule clandestine che continuano a stare nei territori occupati invece dalle forze nemiche. E che magari non hanno modo di unirsi, e quelle fanno una vita più clandestina, termino solo, e hanno, diciamo, prevalentemente compiti di reclutamento o di ricerca di armi, di materiale, oppure soprattutto informativi, cioè sono anche lì, spesso sono le donne le più attive, perché sono quelle che magari hanno facilità a entrare nel campo italiano e a segnalare che ci sono, non so, 5.000 italiani che hanno 4.000 tagliatrici che sono appostati lì, eccetera. Quindi questo continua a esistere ed è più simile, diciamo, con la socialità. Però poi c'è questo invece grande esercito che, tra l'altro, alla fine della guerra sarà composto da 500.000 soldati, quindi proprio alla fine sarà veramente un grosso esercito, uno degli eserciti più grossi dell'epoca, insomma. Sì, una domanda legata a questo. In Italia i partigiani avevano grandi difficoltà nei rifornimenti, per le armi, per tutta la logistica. Per costituire un vero e proprio esercito nel 42, qual è il canale di l'occupazione delle donne? È una bellissima domanda, infatti. Guarda, allora, da un certo momento in poi, scusate, dal 44 prevalentemente, i partigiani cominciano a ricevere aiuti anche abbastanza massicci, sia dall'Armata Rossa e sia dagli alleati occidentali. E quindi costituiscono poi quel grande esercito che c'è alla fine della guerra. Sì, fino ad allora, magari più proprio nell'ultimissima parte, sì, si crea. Sì, di più, in Jugoslavia di più. Sì, sì. Invece, fino ad allora, sostanzialmente si procurano le armi combattendo, semplicemente. Solo che, a differenza dei soldati dai partigiani italiani, che essendo prevalentemente stanziali, di fatto quando vengono attaccati non possono difendere il territorio, si sfaldano, succede sempre un patatrac, invece lì diciamo avanzano e si ritirano sempre in maniera compatta, almeno insomma, fin quanto riescono, sempre con qualche difficoltà, con molte perdite, eccetera, non è una vita semplice, però riescono quasi sempre a riconquistare armi, munizioni, addirittura ci sono periodi in cui i partigiani jugoslavi hanno dei carri armati perché li catturano gli italiani, e quindi combattono con questi carri, hanno armi pesanti, spessissimo hanno cannoni anche di grossa gittata, perché catturano prevalentemente gli italiani, bisogna dire, perché sono quelli che si fanno sconfiggere più facilmente. Il vantaggio di essere occupati gli italiani. Esatto. Poi succede forse addirittura anche più spesso con le truppe collaborazioniste, che molto molto spesso si arrendono con estrema facilità, perché non hanno... E qua ritorno alla questione ideologica, cioè hanno spesso così scarse motivazioni ideologiche a resistere
che si arrendono immediatamente all'inizio del combattimento e consegnano le armi, il che però ha un'importanza relativa per costituire un bel esercito, perché quelle truppe lì hanno armi leggere. Le armi pesanti che i partigiani riescono a catturare sono prevalentemente italiane. E, però va anche detto che d'altronde non le usano spessissimo, nel senso che poi quando si tratta di scappare rapidamente mollano, giustamente. Quindi ad esempio ci sono periodi in cui hanno magari dei carri armati o dei cannoni di grossa portata, conquistano magari una città con questi cannoni, dopodiché dopo magari una settimana o due devono andarsene, mollano tutto, cannoni, carri armati, tutto quello che hanno, sì, e scappano magari attraverso un ponte distrutto, come succede sulla Neretva o altre realtà così, e le armi le perdono in quel momento. Ma anche per gli approvvigionamenti è diverso, perché mi dice che occupavano città, occupavano zone dove loro si potevano... Sì. Approvvigionare tranquillamente, mentre invece i nostri erano forti. Teniamo presente che comunque occupazione di un territorio che dà la possibilità di sfruttare quel territorio. Teniamo presente che però comunque la resistenza jugoslava fa una fatica mostruosa, non tanto per gli armamenti direi, ma soprattutto per gli approvvigionamenti alimentari. Perché comunque stiamo parlando di territori già di per sé molto molto poveri, perché sono appunto territori di boschi, montagne, eccetera. Poi sono territori in guerra da diversi anni, in cui si contrappongono forze militari l'una contro le altre, e ci sono queste stragi contro i civili, quindi distruzione di villaggi, distruzione anche di bestiame, ad esempio, di campi, e sono anche realtà in cui anche la repressione da parte delle forze occupanti italiane e tedeschi è molto violenta, e si rivolge prevalentemente contro le popolazioni civili, semplicemente per il fatto che i partigiani non riescono a catturarli quasi mai, molto, con molte difficoltà, e quindi non riuscendo a catturare i partigiani se la prendono con le popolazioni civili, colpevoli di aver ospitato i partigiani, di averli protetti in qualche modo, di averli appoggiati, cosa che non sempre è vera, ma è quanto basta per le forze occupanti per a quel punto commettere rappresaglie, fucilazioni di ostaggi, distruzione di villaggi. Il dato più evidente dell'occupazione italiana, di cui parlo nel mio libro in particolare, è quella della distruzione di villaggi, e requisizione appunto di bestiame, di altre cose, per cui questa diciamo strategia della terra bruciata, cioè di fare il vuoto intorno ai partigiani, ha un discreto successo, perché mette davvero in difficoltà i partigiani. A un certo punto in questi territori in cui vanno avanti e indietro tra la Bosnia e il Montenegro non c'è più niente da mangiare, non c'è più nessuno, spesso i partigiani trovano territori disabitati in cui sono stati uccisi tutti, sono stati tutti costretti a scappare, non c'è più niente, per cui sono anni in cui i partigiani quasi non mangiano erba, e quando trovano una capra se la mangiano in 400, insomma. Quindi sono e per superare queste difficoltà straordinarie crea anche una coesione di gruppo che è anche straordinaria, e che viene sempre ricordato dai reduci come forse l'aspetto più forte di tutta la loro vicenda, la loro esperienza. Rispetto agli armamenti, io non so quanto sia storia o quanto sia mitologia, si dice che l'esercito partigiano jugoslavo è stato l'unico ad avere un'aviazione propria. Non so sì, se sì. sia storia, ma allora, so soltanto no, se no, no, esistono è vero. E a Priedo, dove poi passeremo, rispetto anche a come si approvvigionano per le armi, esiste una targa su una fabbrica che parla di un territorio occupato e quindi liberato in questo caso dai partigiani, e utilizzato per costruire il primo aereo dell'aviazione jugoslava. Non so quanto li abbiano usati così. Però appunto qui c'è questa targa, non mi ricordo la data, ma non vorrei sbagliare, che addirittura sbaglia il 42, quindi si parla prima del 43, ecco, insomma, sì, prima del momento. Ma dunque, innanzitutto una cosa che non ho detto, e che mi hai fatto ricordare tu, è che i partigiani impiantano fabbriche di armi
in diverse zone, non solo lì, ma anche soprattutto all'inizio nel 41 in Serbia c'è una grossa fabbrica di armi a Užice, che è la prima zona liberata, la più nota, diciamo, e lì c'è una grossa fabbrica di armi che costruisce moschetti per fucili, sostanzialmente. E poi ci sono anche altre realtà, tipo queste che non conoscevo, ma sicuramente. Per quanto riguarda l'aviazione, quello che ti posso dire io è che sostanzialmente non hanno in realtà la possibilità di avercela l'aviazione, perché non hanno una base sufficientemente prolungata, diciamo, in un posto per poterlo fare. Avviene a un certo punto nel 42 che due piloti croati dell'aviazione dello Stato Liberato Croato si consegnano ai partigiani con i loro aerei, vanno in territorio liberato dai partigiani, e quindi per un certo periodo ci sono questi due aerei che poi hanno una storia, in realtà finiscono male tutti e due, nel senso uno viene abbattuto poco dopo e l'altro non mi ricordo, dice, insomma, se lo portano ancora per un po', però insomma non dura molto, sono due aerei comunque. E poi in realtà è vero che esiste una aviazione jugoslava dal 44 in poi con base in Italia. A Bari viene creata una aviazione jugoslava con le insegne, con la Stella Rossa, eccetera. E io tra l'altro ho le foto di un pilota di questa aviazione jugoslava che è un italiano, che ha scelto, che dopo l'8 settembre si è trovato in Puglia, insomma, e non mi ricordo se per scelta ideologica, perché si sente comunista, non so per quale motivo, decide di arruolarsi, un pilota decide di arruolarsi nell'aviazione jugoslava, quindi chiede ai comandi alleati se può passare, invece che con gli italiani, con gli jugoslavi, gli danno il permesso, e quindi questo fa il pilota dell'aviazione jugoslava fino alla fine della guerra. E loro sono Spitfires, cioè sono gli inglesi con le insegne jugoslave. Comunque c'è un aereo sulla strada per Trieste, se ci passi, un aereo partigiano che abbiamo visto l'anno scorso. È una cicogna. Ah, è una cicogna. E vabbè, io, cioè, mi rendo conto che non è chiarissimo, però passerei alla fase della memoria, perché okay, sennò facciamo troppo tardi. Certo. Quindi, no, allora, dunque, passare alla fase della memoria, direi che niente di meglio che guardarci insieme la materia. Vi ho fatto vedere questa prima incipit di materia d'Eretma, perché questo è il film. È il film partigiano più famoso della Jugoslava, è un film del 69, un film che con attori internazionali, fatto per il pubblico internazionale sostanzialmente, però diciamo è la punta dell'iceberg di decine, centinaia di film partigiani fatti nel dopoguerra dal regime socialista, diciamo, dal regime jugoslavo, per celebrare quella che è stata la guerra di liberazione. Ecco, al di là della storia che vi ho raccontato, sappiamo tutti che la guerra finisce con la vittoria dei partigiani appunto guida comunista, quindi di Tito, che poi instaura appunto un regime socialista e ricostituisce la Jugoslavia su basi federali e socialiste. In questo paese l'esperienza della guerra partigiana diventa diciamo il mito costitutivo dello Stato, cioè lo Stato si è formato nel corso della guerra partigiana, si è formato combattendo contro gli occupanti e contro i collaborazionisti, e quindi questo è addirittura la data ufficiale di formazione dello Stato è una data della Seconda Guerra Mondiale, perché lo Stato viene creato, lo Stato jugoslavo viene creato ufficialmente il 29 novembre 1943, quindi quasi due anni prima della fine della guerra, durante l'assemblea dell'AVNOI, che è sostanzialmente diciamo, l'apice di quelle assemblee locali di cui vi parlavo prima, cioè le assemblee locali nominano dei rappresentanti, i quali poi nominano dei rappresentanti a livello provinciale, poi regionale, poi fino all'AVNOI, che è la grande assemblea a livello nazionale, che appunto nel novembre del 1943
dichiara la prima volta ufficialmente l'indipendenza, la, diciamo la rinata, il rinato Stato jugoslavo guidato da Tito. Si scrive, scusa, Avnoj. Avnoj, A-V-N-O-Y. Ecco, quindi quell'esperienza della guerra jugoslava è l'esperienza appunto fondante dello Stato. E ovviamente in uno Stato come uno Stato socialista, in cui la memoria pubblica, come tanti altri aspetti della vita civile, deve essere strettamente controllata, viene creata una sorta di diciamo storia ufficiale di quella che è stata la guerra, che non coincide esattamente con quello che ho raccontato io. Cioè la storia ufficiale della guerra ricostruita negli anni del dopoguerra è la storia di un popolo in armi, anzi popoli al plurale in armi, cioè i popoli jugoslavi tutti uniti al di sopra e contro i nazionalismi locali, contro gli occupanti, quindi nemici nazionali della Jugoslavia, cioè non delle singole nazionalità, e contro pochi volgari traditori, i collaborazionisti, cosa che, come potete capire fin da subito, non coincide con quello che ho raccontato fino adesso, anche perché io non vi ho fatto cifre, ma possiamo tranquillamente dire che il numero di militanti delle forze collaborazioniste è, diciamo, quasi fino agli ultimi giorni della guerra, abbondantemente superiore al numero dei militanti dell'esercito partigiano, anche semplicemente per ovvi motivi di difficoltà, diciamo così. È molto, infinitamente più difficile in quel contesto appartenere a un esercito partigiano in continuo movimento, circondato da tutti, dove non mangi, non dormi e fai la vita grama, piuttosto che andare a fare il soldatino in uno stato indipendente croato, che c'hai la tua paghetta, fai la tua vita di caserma, insomma. Al di là di qualunque scelta ideologica, questa è la motivazione più ovvia e più semplice. Ecco, però è evidente che questa ricostruzione ufficiale creata nel dopoguerra non coincide con la realtà nel senso stretto del termine. Ricostruzione, tra l'altro, diciamo così, sottolinea maggiormente l'elemento di vittoria contro gli occupanti, perché, come dicevo appunto, la collaborazione e il collaborazionismo viene sminuito anche in termini numerici oltre che morali, diciamo così. E quindi in realtà il nemico numero uno contro cui gli eroici popoli jugoslavi hanno vinto è la Germania, l'esercito tedesco, cioè quell'esercito che è l'esercito comunque più forte d'Europa, l'esercito che ha sconfitto tutti. Invece i nostri eroici partigiani sono riusciti a sconfiggere quell'esercito straordinario, quell'esercito imbattibile. Questo è un particolare di un monumento partigiano dell'epoca, da cui secondo me si evince molto impressionisticamente, no? questa cosa del tedesco forte, quasi imbattibile, che però viene sconfitto a colpi di calcio del fucile, addirittura neanche si spara, proprio si combatte a mani nude praticamente e si vince. Quindi questa guerra violenta combattuta contro un combattente quasi invincibile, che invece solo noi siamo riusciti a battere. Diciamo la memoria appunto della guerra civile, quindi degli aspetti di guerra contro i collaborazionisti, quasi scompare, diciamo, nella memoria ufficiale, e in qualche modo la stessa esistenza del collaborazionismo viene in qualche modo attribuita agli occupanti, cioè non sono i popoli jugoslavi o alcuni elementi jugoslavi che hanno creato il collaborazionismo, no, sono gli stessi occupanti che hanno creato le forze collaborazioniste per dividere i popoli jugoslavi, per metterli gli uni contro gli altri. E di questo vengono accusati in particolare gli italiani. C'è una sorta di divisione di ruoli, diciamo, nella memoria pubblica jugoslava del dopoguerra, tra tedeschi e italiani. Cioè i tedeschi sono il nemico forte, quasi imbattibile, che viene battuto nonostante tutto.
quasi senza armi, quasi senza munizioni, eppure l'abbiamo battuto. Invece gli italiani, è evidente che come nemico imbattibile non sarebbero credibili, e quindi sono invece il nemico subdolo, quello che ambiguamente riesce a creare queste forze collaborazioniste, riesce a costituire, a creare dei traditori, diciamo così, dei popoli jugoslavi che si schierano dalla parte degli italiani. E viene spesso utilizzato il termine machiavellico per identificare gli italiani, questa politica ambigua, questa politica di sotterfugi, e che quindi in qualche modo scagiona gli stessi popoli jugoslavi da qualunque colpa, cioè non siamo noi che abbiamo creato la forza di collaborazione, sono gli italiani che sono venuti qua e hanno trovato pochi traditori disposti a creare queste forze. Questo in parte coincide anche con, come spesso capita in questi stereotipi, diciamo così, coincide anche con una verità storica. Effettivamente, come appunto racconto nei dettagli nel mio libro, gli italiani davvero hanno in qualche modo, appunto come dicevo all'inizio, lo stato di Ustascia in particolare, Pavelić, erano inizialmente legati soprattutto all'Italia, gli stessi cetnici si sono alleati prevalentemente con gli italiani, ci sono diverse realtà collaborazioniste che sono legate agli italiani, però ecco, la verità è che c'è un incontro di interessi, cioè gli italiani trovano lì persone disposte a collaborare su loro scelta, però solitamente non sono gli italiani che li inventano. Però ecco, questa ricostruzione in qualche modo scagiona i popoli jugoslavi che invece sono tutti uniti contro l'invasore. Allora, questa ricostruzione così diciamo semplificata della guerra entra in crisi quando entra in crisi lo Stato jugoslavo, come è ovvio che sia. Quindi nel corso soprattutto degli anni 80, con la crisi economica, la crisi anche politica, ovviamente successiva alla morte di Tito, che muore nel 1980, entra in crisi anche questo mito, diciamo, della guerra partigiana. Questi sono gli anni in cui cominciano a essere sollevati dei temi che fino ad allora erano in qualche modo dei temi tabù, di cui non che non si parlasse, ma si parlava poco o quasi niente a livello di massa, diciamo, adesso diremmo a livello mediatico, a livello politico. Quindi in particolare i temi della guerra civile vengono sollevati, questi temi, ad esempio intorno alla questione delle stragi reciproche tra serbi e croati, cioè tra Ustascia e cetnici, e in particolare rispetto a quel grande momento drammatico della storia della seconda guerra jugoslava, che è quello di Jasenovac. Questo è il monumento costruito a Jasenovac, ci andrete, che nasce sul luogo dove esisteva il più grande campo di concentramento costituito dagli Ustascia nella seconda guerra mondiale, che è anche, possiamo dire, l'unico campo di sterminio contro ebrei, rom, ma anche contro le popolazioni serbe, direi soprattutto contro le popolazioni serbe, costituito in Europa non sotto diretto controllo nazista. Cioè, questo è l'unico caso di un campo di sterminio controllato direttamente dalle forze collaborazioniste, in questo caso dagli Ustascia, e non dai nazisti dell'SS, come tutti gli altri campi di sterminio stiamo parlando, non di concentramento, che ce ne sono, ma diremo gli altri. Gli Jasenovac. Ecco, intorno ad esempio alla questione delle cifre dei morti di Jasenovac, negli anni 80 si scatena un dibattito inizialmente, diciamo, soprattutto storiografico, che però piano piano diventa sempre più un dibattito politico. Cioè, quanti serbi sono stati uccisi dai croati a Jasenovac? Uso questi termini perché sono i termini della questione. Io non direi quanti serbi sono stati uccisi dai croati, direi quanti serbi sono stati uccisi dagli Ustascia. Perché, come dire, fascisti parlando degli italiani evidentemente non ha senso parlare di fascisti. In quel caso invece la questione entra subito in questa logica qua: i croati hanno ammazzato i serbi hanno ammazzato i croati, quanti sono, perché, eccetera.
e sulle cifre degli uccisi a Jasenovac si scatena proprio un dibattito, appunto dicevo inizialmente storiografico, ma poi diventa politico, che si svolge in particolare appunto soprattutto negli anni Ottanta, e che in cui il balletto delle cifre è straordinariamente diverso, cioè quando diciamo gli storici più estremisti, più nazionalisti serbi, più estremisti parlano di 1 milione di vittime, nello stesso momento in Croazia gli storici croati parlano di 30.000 vittime, stiamo parlando di una differenza piuttosto ampia. Lo stesso Franjo Tudjman, che sarà poi il primo presidente della Croazia indipendente e che comincia la sua carriera come generale dell'armata jugoslava, un'armata partigiana jugoslava, prosegue la sua carriera come storico di regime, lui negli anni 60 ha scritto diversi libri sulla Seconda Guerra Mondiale come storico diciamo ufficiale, e nell'89 pubblica un libro in cui parla proprio di 30.000 vittime a Jasenovac, che è una cifra ovviamente straordinariamente al ribasso rispetto alle cifre reali. Quindi partecipa lui stesso direttamente al dibattito, a questo dibattito. Ecco, gli anni che seguono sono gli anni della guerra, no? Sono gli anni 90, sono gli anni dell'inizio del conflitto, dopo le prime elezioni libere nel 90, e questi anni sono diciamo preceduti, accompagnati e seguiti da una grande opera di recupero di simboli, di elementi di propaganda, di elementi diciamo ideologici riferiti alla Seconda Guerra Mondiale. Questa volta però nella maggioranza dei casi come dire il nemico propagandistico è la stessa Jugoslavia, e quindi sono i partigiani jugoslavi che vengono in qualche modo, il cui mito costituito negli anni precedenti viene a questo punto distrutto, attaccato e distrutto in ogni dettaglio, così come vengono distrutte le targhe in ricordo della guerra di liberazione. Questa è una foto che ho fatto nei primi anni 2000 in Croazia. Ecco, ci sono migliaia, si parla di circa, mi sembra, 5.000 tra monumenti, placche commemorative, eccetera, sulla resistenza distrutte in Croazia nei primi anni 90. Ecco, nello stesso modo viene distrutto questo mito, questa storia un po' appunto banalizzata, un po' semplificata della guerra, e viene in qualche modo, almeno nei primi anni, anche in parte capovolto, anche se forse capovolto non è il termine giusto, cioè i partigiani jugoslavi non diventano il nemico come nella Seconda Guerra Mondiale in quanto rappresentanti del comunismo in sé, ma direi soprattutto in quanto rappresentanti della Jugoslavia, quindi come difensori dell'idea jugoslava che ovviamente negli anni 90 i nazionalisti combattono ferocemente, cioè la guerra negli anni 90 è una guerra prevalentemente combattuta dai nazionalisti delle diverse realtà contro l'ideale jugoslavo, contro la Jugoslavia unita, non tanto tra di loro gli uni contro gli altri, ma direi contro la Jugoslavia in sé, contro l'idea di unione dei popoli jugoslavi, proprio quell'idea che era la base della costruzione mitologica del dopoguerra, della Seconda Guerra Mondiale. Per cui vengono recuperati invece tutti quei simboli, quegli elementi di propaganda dei collaborazionisti che invece hanno combattuto contro i partigiani, considerati invece in questo momento come i veri rappresentanti della propria nazionalità. Quindi in Croazia vengono recuperati i simboli Ustascia, in Serbia vengono recuperati i simboli cetnici, tanto per fare due esempi più banali, e così via nelle varie realtà, proprio per usarli come simbolo della difesa della propria nazionalità contro la realtà jugoslava. E addirittura i partigiani vengono assimilati al nemico nazionale, cioè in Serbia a un certo punto si comincia a sostenere che i partigiani comunisti della Seconda Guerra Mondiale erano nemici perché erano croati,
perché erano guidati da Tito che era croato, e quindi facevano la politica dei croati, combattevano contro i serbi, cioè contro i cetnici, che erano i veri rappresentanti del popolo serbo, perché avevano interesse a difendere la nazionalità croata, perché erano guidati da Tito, un croato. La stessa cosa si fa in Croazia, dove invece si accusa i partigiani jugoslavi di essere stati filoserbi, in questo caso non perché guidati da un croato, ma ovviamente era un croato traditore, ma perché la stragrande maggioranza dei partigiani jugoslavi nella seconda guerra mondiale era composta da serbi, quindi in realtà i partigiani erano soprattutto serbi, facevano una politica filoserba, volevano imporre ai croati, che invece erano tutti favorevoli a una Croazia indipendente. Ecco, quindi nei primi anni vengono riutilizzati questi simboli in maniera abbastanza ampia, anche se non c'è, diciamo, una immediata, soprattutto diciamo a livello politico, un immediato riconoscimento delle realtà collaborazioniste come proprio retaggio politico, anche per una oggettiva difficoltà nel presentarsi poi a livello internazionale in questa logica, no? Ad esempio, in particolare nel caso degli Ustascia, sarebbe stato difficile per la Croazia, immediatamente indipendente nel 90, dichiararsi come l'erede di uno stato genocidiario fino nazista. Insomma, è chiaro che nel 90 non puoi permetterti una scelta del genere. Quindi viene fatta in maniera in realtà molto più criptica, molto più ambigua, ma questi simboli ritornano. Questo è il simbolo degli Ustascia, ad esempio, fotografato a Mostar nei primi anni 90, è un simbolo che penso troverete anche adesso un po' dappertutto tra Bosnia e Croazia, perché è un simbolo che ormai è, diciamo, in qualche modo ha perso anche le sue connotazioni storiche, è il simbolo del nazionalismo estremo croato, diciamo così, non ha più quasi riferimento con quello che è stato lo Stato indipendente. Questa è una U per Ustascia, con la croce sotto. Questa è nella parte musulmana della città, infatti c'è la croce sopra, cioè, contraria. C'è scritto anche Ustascia, esatto, affinché sia più chiaro. Cioè, uccidi gli Ustascia. Ecco, e questo invece è un altro esempio di, sempre diciamo dal punto di vista croato, questo è un cimitero commemorativo delle vittime della resistenza a Mostar, nella parte occidentale, cioè nella parte croata della città, costruito peraltro alla fine degli anni 70, e questo cimitero viene innanzitutto abbandonato, di fatto, e appunto si trova nella parte croata, per cui i croati, diciamo, combattendo ideologicamente, i nazionisti croati combattendo ideologicamente questo mito della guerra partigiana, e a un certo punto ignorano questo posto, semplicemente tolgono i cartelli che lo indicano. Era un posto molto turistico, ci andavano tutti in visita, tolgono i cartelli turistici, non si sa più dov'è, crescono le erbacce, cascano i pezzi, insomma viene abbandonato. Poi a un certo punto comincia anche a essere segnato da svastiche, simboli Ustascia, eccetera. In realtà ve l'ho fatto vedere nell'ordine sbagliato, ma okay. In realtà la prima foto, che è questa, rappresenta il monumento, che è stato poi ricostruito dopo tutti questi anni di devastazione. Nei primi del 2000 è stato poi ristrutturato e ricostruito, quindi adesso è in una condizione un pochettino migliore. Questi sono di nuovo diciamo manifestanti croati con di nuovo simboli di tipo Ustascia. E questo è un monumento che c'è al cimitero monumentale di Zagabria, in onore dei combattenti, come dice la scritta lì, i combattenti croati caduti per la patria tra il 41 e il 45, che sarebbero i combattenti dello Stato indipendente croato, di fatto i collaborazionisti hanno combattuto contro i partigiani. Tra l'altro questo monumento è di fronte alla tomba di Tudjman, all'interno del monumento cimitero. Del cimitero monumentale. Che dice sono i combattenti Ustascia?
perché c'è la croce sopra che evidentemente poi come simbologia sì, ma non potrebbero essere un c'è la, lo stemma sì, dello Stato Indipendente Croato di sopra, non so se lo vedete, sì, sotto la croce, quello è lo stemma dello Stato Indipendente Croato, la scacchiera, bianca e rossa, sotto il braccio lungo della croce, il braccio verticale, dove c'è la corona, la corona, c'è uno scudetto, quello è il simbolo dello Stato Indipendente Croato. E anche il simbolo della Croazia attuale, nel senso se voi andrete in Croazia lo troverete, però c'è un'unica differenza che è un dettaglio che però ovviamente lì notano tutti e voi magari non lo noterete, e cioè il fatto che nello stemma dello Stato indipendente croato, quello di Pavelic, il primo quadratino in alto a sinistra è bianco, mentre invece in quello attuale è rosso. Questa piccolissima differenza fa sì che sia chiaro quando c'è un riferimento allo stato di Pavelic e quando invece no, in questo caso è evidente. E chi l'ha eretto lo sai? Questo qua è stato eretto nei primi 2000, credo. Quello che c'è scritto lì sotto la parola non si legge. Sì. Sono due date, ma quelli... sì, no, quelle sono quelle della guerra e sotto sotto una. Sotto la corona in basso c'è un altro sinistro tra il bianco e quello di Luca. A nome del Romano. Quello attuale è rosso. Solo un 12, 13. Sbaglio il numero prima e anche per loro un altro numero. Può essere. Sì, c'è un numero romano, ma vabbè. Va bene, questo in realtà ci porta anche un po' a ragionare sull'oggi, diciamo, cioè il passato, i denti della guerra, ovviamente adesso la situazione è meno esplicita rispetto, diciamo, all'utilizzo di simbologie, soprattutto legate ai collaborazionisti della Seconda Guerra Mondiale, per certi versi, anche se in realtà, diciamo, nei nuovi stati che si sono formati, si va costruendo un nuovo mito della Seconda Guerra Mondiale, che di nuovo è un mito, nel senso che non è che l'aver combattuto quella mitologia un po' banale da dopoguerra ha fatto sì che poi si costruisse, adesso invece si ricostruisse la verità storica. Adesso si ricostruisce la stessa vicenda di nuovo, diciamo, insistendo su alcuni elementi e ignorandone altri. In questo caso in particolare, diciamo, per fare un discorso generale valido un po' per tutti gli stati, l'aspetto, diciamo, il filo conduttore è che vengono rivalutati quegli elementi che hanno a che fare con l'indipendenza nazionale, con la difesa della propria nazionalità. Che non necessariamente esclude anche la presenza dei partigiani in questo ragionamento. Ad esempio, un caso tipico, un caso emblematico, che è sempre quello croato, cioè nella stessa Costituzione croata, nel preambolo della Costituzione, c'è scritto, adesso le parole testuali non me le ricordo, ma è scritto che lo Stato croato si fonda, quella Costituzione del 90 intendo, Stato croato si fonda su la guerra di liberazione nazionale contro gli occupanti e sullo Stato indipendente croato di Pavelic, cioè tutte e due le cose contemporaneamente. E sembra una contraddizione assurda, in realtà c'è poi una logica interna che fa sì che in parte il movimento partigiano venga riconosciuto laddove ha difeso in qualche modo i valori nazionali croati, per cui ad esempio il movimento di liberazione, il movimento partigiano in Dalmazia combattendo contro gli occupanti italiani era un vero movimento nazionale e quindi viene riconosciuto come movimento in cui il nazionalista croato si può riconoscere, così come diciamo una branca del Partito Comunista Jugoslavo. Il Partito Comunista di Jugoslavo aveva una costituzione anche, diciamo, aveva delle banche nazionali, diciamo, quindi c'era anche un, diciamo, Partito Comunista croato. Il segretario del Partito Comunista croato durante la guerra si chiamava Hebrang,
A un certo punto viene esautorato e addirittura verrà poi fucilato come traditore, diciamo. Questo Hebang è diventato un mito nella Croazia attuale, perché le motivazioni di questa sua eliminazione vengono attribuite al fatto che lui era un vero difensore della nazionalità croata e che avrebbe voluto creare uno stato indipendente croato, magari comunista, all'interno della futura Jugoslavia. Addirittura c'è un... vabbè, questa è una questione più storiografica, però mi incuriosisce sempre raccontarla, che in un libro di storia degli anni 90 croato mi è capitato di leggere questa ricostruzione, non so quanto valida, nel senso quanto affidata a documenti credibili, perché non c'è una citazione effettivamente, in cui Hebang a un certo punto venne arrestato dalla polizia Ustascia e poi rilasciato poco dopo. E questo libro riportava questo dialogo tra il poliziotto croato e questo leader comunista molto famoso croato, in cui il poliziotto gli dice: tu sei un comunista e quindi ti dobbiamo condannare a morte, qualcosa del genere, e lui risponde: perché dici così? Io sono croato come te, sto combattendo per una Croazia indipendente, solo che è comunista invece che è fascista. E a mio avviso assolutamente inverosimile questa ricostruzione, però dà il senso della logica con cui viene rivalutata la figura di questo personaggio, pur essendo un partigiano, insomma, pur essendo un nemico, diciamo, della logica della contrapposizione che abbiamo visto soprattutto negli anni 90. Ecco, negli anni 2000 questa contrapposizione sfuma leggermente in questi aspetti, cioè è più l'elemento nazionale che conta e non tanto l'elemento ideologico, diciamo. Quindi c'è un riconoscimento, diciamo, di qualunque scelta ideologica pur all'interno, se all'interno di una logica nazionale. Questo, ad esempio, c'è un film per la TV croato degli anni 2000 che ha avuto un grande successo in due puntate, un grande polpettone di ricostruzione storica della Seconda Guerra Mondiale, che io ho definito in un mio articolo qualche anno fa la meglio gioventù croata, perché è una specie di ricostruzione con volontà di riappacificazione, diciamo, della storia croata attraverso questa vicenda di questi due amici che poi si combattono spaventamente, uno diventa Ustascia, l'altro diventa comunista, e che poi alla fine finiscono tutti e due male, però la logica è che, insomma, avevano ragione tutti e due, perché in fondo combattevano per la Croazia e erano gli altri cattivi, però finché stavano per la Croazia andava bene. Titolo del film. Duga Mašna noć, la lunga notte scura. In questa logica nuova, diciamo così, invece, a differenza di quello che succede nell'immediato dopoguerra, si capovolge un po' il quadro, nel senso che mentre prima erano cioè il focus stava sulla guerra di liberazione contro gli invasori, in questo caso invece il focus diventa la guerra civile e la contrapposizione non è più contro gli invasori, che di fatto scompaiono quasi nel discorso pubblico, no? Gli invasori non c'erano, erano sullo sfondo, però in realtà si è combattuta una feroce guerra civile, e questa volta non contro i partigiani jugoslavi, che anche in qualche modo scompaiono o diventano alleati o nemici a seconda di che potenziale nazionale hanno, ma contro il nemico nazionale. Quindi la guerra civile diventa una grande guerra civile, ad esempio la più banale, tra croati contro serbi, serbi contro croati, cosa che da quello che vi ho raccontato prima non è affatto così, insomma. La verità è che è una guerra civile prevalentemente combattuta soprattutto tra serbi e serbi, perché, appunto, come dicevo, il movimento partigiano era effettivamente composto da una stragrande maggioranza da serbi, almeno fino al 44. Però diciamo comunque una guerra combattuta tra persone della stessa nazionalità su posizioni ideologiche diverse. Questa è la verità storica. Mentre invece adesso viene ricostruita più come una guerra combattuta da appunto nazionalità contrapposte l'una all'altra.
Poi questo, diciamo, questa ricostruzione che ho fatto un po' generica, valida per tutti i paesi post-jugoslavi, ha degli aspetti differenti da zona a zona, insomma, da stato a stato. Ad esempio, diciamo, c'è vi faccio solo alcuni esempi, giusto per dirvi che non è tutto così bianco e nero, però ecco, il caso sloveno ad esempio è un po' differente, cioè in Slovenia si sottolinea invece molto la guerra di liberazione contro gli invasori, per quanto ci sia anche un aspetto di rivalutazione del collaborazionismo come in qualche modo difesa della nazionalità, dell'elemento nazionale in una situazione difficile in cui, ripeto, la Slovenia era scomparsa dalle carte geografiche, quindi il fatto di, come dire, mantenere, difendere nazionale anche stando dalla parte dei fascisti viene comunque ben considerato, ma comunque si sottolinea anche invece l'elemento della guerra partigiana contro gli occupanti, perché nel caso sloveno in particolare, appunto, essendo che la Slovenia era proprio stata cancellata come realtà nazionale, allora il nemico prevalente rimane ancora oggi in quel contesto il nemico esterno. Il caso montenegrino ad esempio è ancora differente, è molto curioso, non vorrei entrare troppo nei dettagli, però l'aspetto particolare del Montenegro è che il Montenegro oggi diciamo sta costruendo un'identità nazionale montenegrina che di fatto non c'era o era praticamente scomparsa da decenni, e quindi c'è una sorta di rivalutazione di quei pochissimi collaborazionisti che non erano cetnici, cioè non erano filoserbi, ma erano collaborazionisti montenegrini separatisti legati al re montenegrino Nicola I, cioè il padre della regina Elena, che di fatto erano molto legati agli italiani, perché appunto erano legati al mito della regina Elena, al Montenegro italiano, sarebbero stati favorevoli a un'annessione al Montenegro dell'Italia. Nella realtà erano veramente quattro gatti, c'erano cioè veramente poche centinaia di uomini, però ecco, questi personaggi vengono rivalutati come i veri difensori dell'identità nazionale, un'identità nazionale che in realtà si sta formando realmente soltanto oggi, proprio in contrapposizione invece con l'identità serba, perché l'altra identità forte presente in Montenegro invece è la percezione di sentirsi parte del mondo serbo, diciamo. Ok, siamo montenegrini, siamo differenti in qualche modo, abbiamo un'identità locale nostra, ma facciamo parte del grande mondo serbo. Questa è l'altra grande percezione identitaria forte che viene combattuta spernamente. La peggiore nemica della costruzione identitaria attuale è proprio quella, per cui i cetnici che vengono invece rivalutati in Serbia e in altre realtà serbe come difensore della nazionalità, in Montenegro invece rimangono nemici, non perché collaborazionisti, ma perché favorevoli all'unione tra Serbia e Montenegro, che invece viene contrastata oggi. E l'ultimo caso che faccio, che un po' si riferisce anche a questa ultima foto, è il caso della, diciamo, della parte bosniaca della Bosnia, cioè la parte musulmana della Bosnia. Diciamo, i musulmani di Bosnia costretti negli anni 90, diciamo circondati da oltre che da due eserciti, cioè quello serbo e quello croato, ma anche da due ricostruzioni simboliche della seconda guerra mondiale, una che rivalutava i collaborazionisti serbi, cioè i cetnici, l'altra che rivalutava i collaborazionisti croati, cioè gli Ustascia, si ritrova in qualche modo a recuperare invece quel mito partigiano di unità dei popoli, eccetera, per cui è l'unico caso, direi, nell'attuale paese post-jugoslavo in cui invece il mito della resistenza, della guerra partigiana rimane e viene addirittura rivalutato come il vero elemento, diciamo, nazionale, anche e soprattutto direi per sottolineare l'aspetto jugoslavista, cioè l'aspetto di unione dei popoli jugoslavi, l'aspetto di non contrapposizione nazionale, ma invece unione delle nazionalità contro un invasore esterno. Per cui in Bosnia, nella parte musulmana,
possiamo trovare ancora i monumenti partigiani, come in questo caso, questo è stato ricostruito nell'immediato dopoguerra a Mostar. Sono due italiani, due partigiani, tra l'altro con cognomi italiani, curiosamente, fucilati dagli italiani nel 43 a Mostar. E troviamo ancora le vie intitolate a Tito, le vie intitolate ai generali dell'armata jugoslava della Seconda Guerra Mondiale, proprio in questa logica, diciamo, di contrapposizione rispetto agli altri.